La chiusura del ciclo dei rifiuti in Puglia, la necessità di una adeguata rete di impianti pubblici, è questo il tema dell'incontro aperto ai sindaci qui a Pulsano. C'è stata poi la notizia della PEC con la quale l'amministrazione comunale di Pulsano rinuncia alla manifestazione di interesse per la realizzazione dell'impianto di compostaggio, la necessità per la quale vi state battendo affinché davvero Taranto non diventi la pattumiera. Non bastavano già le disgrazie di Eni, Ilva e quant'altro, occorre anche agire energicamente in ambito appunto di rifiuti. Ha detto tutto lei, di fatto è così. Ho seguito la conferenza, mi sono documentato. Ho fatto un intervento completo, la notizia vera è che oltre alla decisione della Regione per stessa ammissione dell'assessore Gianni Stieco, durante l'ultimo consiglio regionale ha detto che l'impianto di compostaggio a Pulsano non si sarebbe realizzato, siamo felici perché nella giornata odierna il sindaco di Pulsano, e lo ringrazio per questo, ha fatto una PEC inviata alla Regione in cui ha detto chiaramente che l'impianto recede dalla volontà della realizzazione dell'impianto di compostaggio, e quindi dopo la chiusura della discarica di Grottaglie e dopo un'attenzione forte che stiamo mettendo per l'ex discarica di Lizzano, la Vergine, quest'altro risultato importante, stiamo provando a portare risultati importanti per la provincia di Taranto, per l'ambiente, per la tutela ambientale, perché Taranto ha già dato per il fattore di pressione, l'86% dei rifiuti vengono depositati nella provincia di Taranto, abbiamo già 4 impianti di compostaggio a Ginosa, alla Terza, a Statte e a Manduria per 200.000 tonnellate di capienza, quando Taranto ne produce a malapena 60.000, quindi era una cosa assolutamente sbagliata, siamo felici che c'è stata davvero questa resipiscenza da parte del sindaco di Pulsano, siamo felici, ma era già anche una decisione politica che oramai anche l'assessore all'ambiente, il collega Gianni Stea, aveva annunciato. Diciamo questa sera una serata piacevole, una serata bella per la provincia di Taranto e lasciatemelo dire anche per la mia comunità, che questa sera ritorna a essere unita e pacificata su questa decisione. Per concludere, lei è intervenuto molto sull'aspetto che gli impianti devono essere pubblici, perché col sistema privato sono accadute cose sin troppo strane. Certamente i nuovi impianti che saranno realizzati dovranno essere impianti pubblici, perché è necessario che così sia, perché già ne abbiamo, c'è il monopolio dei privati, adesso quelli che saranno realizzati saranno pubblici. Sappiamo che ci metteremo contro una lobby potentissima, io, il presidente Emiliano, ma insomma non fa niente, meglio mettersi contro una lobby potente e non andare come dire, contro gli interessi della nostra comunità e contro la salute dei nostri cittadini.